oggi una video review. Voglio infatti parlarvi di un prodotto che ho avuto il piacere di provare grazie a una collaborazione con la Divel Premium Cosmetics. È un brand tedesco, quindi made in Germany. Ovviamente nell'info box vi metto il link diretto al loro sito, così potete andare a dare un'occhiata. Mi hanno mandato il loro siero per le ciglia, il Supreme Eyelash Serum, che è praticamente un siero che aiuta la crescita di nuove ciglia naturali e favorisce l'allungamento di quelle già esistenti. È un siero per ciglia, però può essere utilizzato anche per le sopracciglia. Nel sito promettono il 70% di lunghezza in più e il 60% di volume, di spessore. Per quanto riguarda gli ingredienti, ve li leggo perché non me li ricorderò mai. Allora, contiene principi attivi, peptidi, estratto di camomilla, provitamina B5, quindi pantenolo. L'inci completo comunque ve lo scrivo sotto nell'info box insieme al link diretto del prodotto, così se volete andare a vederlo andate direttamente da lì e avete tutto più comodo. Il PAO è di 6 mesi, il prodotto è clinicamente e dermatologicamente testato, non contiene profumi, conservanti, coloranti, non contiene parabeni ed è prodotto senza l'utilizzo della sperimentazione sugli animali, cosa molto importante. Il prodotto non va utilizzato in gravidanza, durante l'allattamento, su cute o pelle lesionata e subito dopo aver preso il sole. Quindi se passate una giornata al mare, trascorrete l'intera giornata sotto il sole, magari evitate di metterlo subito dopo perché la pelle sicuramente sarà sensibilizzata. Per quanto riguarda la spedizione sono velocissimi, il prodotto arriva dalla Germania, io sto in Sardegna, a me è arrivato in una settimana. Però in quella settimana c'era la vigilia di Natale, il giorno di Natale e Santo Stefano, infatti a me è arrivato esattamente il 27 dicembre e quindi sicuramente se lo ordinate in un periodo dove non ci sono feste di mezzo, penso che in 4, massimo 5 giorni avete il prodotto a casa. Vi arriva tramite corriere, dentro una scatola di cartone classica e all'interno trovate il prodotto. Questo è il packaging esterno, ormai praticamente distrutto perché ce l'ho da 2 mesi. E all'interno trovate tanto un foglietto con tutte le indicazioni e i modi di utilizzo, scritto in me solo in tedesco. E questo è il prodotto. Esteticamente chiuso sembra quasi un mascara. Il packaging è robusto, non credo che sia neanche plastica, perché o comunque è plastica di buona qualità o comunque qualche tipo di acciaio. Aprite e trovate il pennellino che è praticamente identico a quello che siamo abituati a usare per l'applicazione degli eyeliner liquidi. E infatti è proprio così che va applicato, praticamente lo applicate alla radice delle ciglia, facendo attenzione ovviamente a non farlo entrare negli occhi. E lo applicate quando? Una volta al giorno, preferibilmente la sera, prima di andare a dormire, dopo esservi, mi raccomando, struccate bene. La quantità di prodotto che è presente una volta ho tirato fuori il pennellino è sufficiente per fare un occhio, quindi io cosa facevo? Facevo prima l'attaccatura delle ciglia superiori, eventualmente con quel po' di prodotto che rimaneva facevo anche lo passavo anche in quelle inferiori, ripucciavo e facevo l'altro occhio. Ovviamente bisogna essere costanti come tutte le cose, tutti i trattamenti, tutti i sieri, bisogna essere costanti, quindi farlo tutte le sere, io l'ho fatto tutte le sere, non ne ho cannato una, se dovevo andare a dormire fuori da qualche parte me lo portavo dietro e comunque devo dire che i risultati io li ho visti, addirittura li ho visti dopo una settimana, anche se pensavo di essere un attimo io ad essere influenzata dal fatto che stavo usando questo prodotto, quindi vedevo cose che non c'erano, perché io le vedevo più lunghe. Invece dopo una decina di giorni mio marito mi ha chiesto se avevo cambiato mascara perché mi vedeva le ciglia più lunghe. Io ovviamente non è che gli vado a dire cosa sto o non sto utilizzando in quel periodo, quindi comunque lì ho capito che se non le vedevo solo io evidentemente i risultati c'erano sul serio. Poi anche da poco in qualche video che ho fatto, gli ultimi video non ho utilizzato ciglia finte, mi è stato chiesto che tipo di ciglia finte avevo utilizzato perché erano molto naturali, quando invece non avevo ciglia finte, quindi devo dire che assolutamente le mie ciglia sono migliorate. E io più che altro ho trovato miglioramenti per quanto riguarda la lunghezza, questo assolutamente sì. Io ero un periodo che comunque avevo le ciglia abbastanza stressate, vuoi per l'utilizzo di ciglia finte,
perché comunque non è neanche la ciglia finta di per sé a stressare le ciglia, è più che altro quando la andiamo a togliere. Vuoi perché comunque faccio make up esagerati, quindi per struccarmi devo stare lì a, e ahimè a volte mi capita anche di strofinare, so che non si dovrebbero strofinare gli occhi, però io un quintale di eyeliner senza strofinare a volte non riesco. Quanto riguarda il volume, no, a me non mi sembra, però ho notato un'altra cosa, ho notato che le ciglia prima erano molto più sottili, più morbide, adesso le sento un pochettino più forti. L'unico neo di questo prodotto è un po' il fattore economico, il prezzo. Mi sembra, se non ricordo male, che sia ancora in offerta, costa 70 euro, che oddio, lì per lì possono sembrare tanti, però io vi dico, questo prodotto lo sto usando da 2 mesi e ne ho ancora parecchio, ma giudicare a occhio e croce, anche perché comunque ne serve pochissimo, penso di farci ancora un mese con questo flacone. Quindi comunque, se andate a dividere questi 70 euro per 3 mesi, alla fine la spesa non è poi così eccessiva. Niente, io adesso vi lascio un mini video in cui sto applicando il prodotto, così vedete quanto è facile utilizzarlo, e poi vi lascio una foto del prima e del dopo. Io ho fatto la foto il giorno che mi è arrivato il siero, quindi il 27 dicembre mattina, e ho rifatto la stessa foto esattamente oggi, quindi 8 settimane dopo. Ora ovviamente non so quanto si possa capire la differenza, perché le mie ciglia non sono nerissime. Io sono in Sardegna c'è il sole praticamente tutto l'anno, e oltre a schiarire i capelli schiarisce anche le ciglia, quindi senza mascara non so quanto si possa vedere l'effetto. Io niente, comunque spero di esservi stata utile, spero che la review vi sia piaciuta, se avete qualcosa da chiedermi o qualcosa che ho scordato di dirvi scrivetemela qua sotto e sarò felice di rispondervi. Vi mando un bacio e noi ci vediamo nel prossimo video.